Purtroppo la situazione è veramente delicata e non ha precedenti negli ultimi 20 anni, tanto è vero che l'anno più siccitoso era stato quello del 2003, ma purtroppo nel 2017 abbiamo toccato delle punte sia di siccità, ma anche di mancanza di acqua nei bacini di contenimento che vengono utilizzati in questa stagione per poi essere utilizzati proprio nel periodo primaverile estivo, che è meno 70% rispetto a quella che è la media che proprio in questo periodo siamo abituati ad avere. E questo ovviamente diventa particolarmente, diciamo così, gravoso per quanto riguarda la programmazione anche delle semine per le imprese agricole stesse, in quanto ovviamente si dovrà tenere in considerazione la scarsità di acqua, ovviamente se la situazione non dovesse cambiare, ma come diceva bene lei prima, quello che è successo, le precipitazioni che ci sono state anche negli ultimi giorni sono del tutto insufficienti rispetto alle necessità che abbiamo. Lei suggerisce delle misure per risparmiare acqua, quali sono? Beh, sicuramente ci aspettiamo che da subito sia le amministrazioni di carattere comunale sia la regione stessa facciano dei provvedimenti per il contenimento per quanto riguarda il consumo dell'acqua, ad esempio per quanto riguarda l'irrigazione dei giardini. Può sembrare una banalità, ma è uno degli elementi, dei fenomeni dove viene maggiormente utilizzata e dispersa acqua su un qualcosa che sicuramente è bello sotto un punto di vista estetico, ma sicuramente di non necessità per quanto riguarda l'utilizzo umano e soprattutto una programmazione di carattere economico che l'agroalimentare oggi rappresenta anche in termini di occupazione e anche di possibile, diciamo così, risposta alle difficoltà che il nostro paese sta attraversando. Ecco, alla luce di questo quadro che lei ci ha delineato, quali saranno le ripercussioni nel territorio bresciano per quanto riguarda l'agricoltura, l'agroalimentare? Beh, le ripercussioni rischiano di essere serie perché laddove non abbiamo acqua viene compromesso l'intero raccolto, ma viene compromessa anche la possibilità di fare raccolte di qualità. È fuori dubbio che oggi parliamo di una preoccupazione, non abbiamo ancora la certezza, ci auguriamo che da qua, andando in avanti, ci sia un recupero per quanto riguarda la piovosità, ma una piovosità che sia anche, diciamo così, non come l'abbiamo conosciuta negli ultimi anni, particolarmente forte e violenta, che in quel caso rischia di arrecare ulteriori danni.